sono dei rumori sospetti, però l'ho fatta comunque. Ma veramente! Salve a tutti ragazzi, sono Martina Fabrizio e benvenuti in questo nuovo vlog. Da quant'è che non facevo un vlog? L'ultimo è il vlog 8 ed era tipo quello di Capodanno, se non sbaglio. Oggi sono qui per parlare, perché si sa, ormai i miei vlog sono fatti per questo. E c'è gente che passa, aiuto. Perché aiuto? Oggi ci sono tanti argomenti che voglio trattare e vorrei parlarvi di Pokémon Go. Purtroppo ho scoperto oggi, che oggi vi dico è venerdì 22 luglio e sono le 8:30. Che gioia. Dario Mo ha fatto praticamente il mio stesso video, dove parla praticamente delle stesse identiche cose. Vi dico subito che non sto copiando Dario, però io questa idea di fare il video su Pokémon Go ce l'avevo già da un bel po' di tempo. Però tentar non nuoce, io le cose le dico comunque. Pokémon Go inizialmente è stato creato solo per i fan accaniti dei Pokémon, quelli che magari sono nati con i Pokémon, o magari come me, io sono del 98, sono nata a metà tra la prima generazione e la seconda generazione, anche se la mia preferita è la terza generazione, ma sono dettagli. Quindi si aspettavano tutti che solo i fanatici di Pokémon scaricassero Pokémon Go, e invece non è stato così. Praticamente tutto il mondo, anche chi ha scoperto i Pokémon 3 giorni fa, ha scaricato Pokémon Go. Ma come dice Dario, l'hanno scaricato soprattutto perché c'è questa cosa della realtà aumentata, che tu metti lì col telefono: oh mio Dio, c'è un Pidgey, vai, cattura Pidgey! E intanto sprechi 5 Pokéball perché non riesci a calibrare bene il tiro. Bella lì! Quindi adesso giri l'angolo e trovi un gruppo di ragazzi che giocano a Pokémon Go e magari gli vai lì e gli chiedi: oh mio Dio, sì! Bulbasaur! Oh, fra, hai visto? C'è Bulbasaur! Guarda, Bulbasaur! Ciao, scusa, posso farti una domanda riguardante i Pokémon? Sì, scialla zia, dimmi tutto quello che vuoi! Bene, la mia domanda è: il Pokémon che hai catturato adesso, no, Bulbasaur, sai per caso di che tipo è? Ma è una domanda troppo semplice, zia! Bulbasaur è di tipo erba! Perché? No, eh? John e Eve oh mio Dio, andiamo a prendere Ma raga, guardate cosa ho trovato. Continuerò il video con queste orecchiette adesso. Guarda, cioè, ci sono anche i guanti molto sexy. Io mi chiedo, ma se non conosci i Pokémon, se non hai mai giocato a un gioco del Game Boy, del DS, anche della Wii, dei Pokémon, perché giochi a Pokémon Go? Non ha senso. Cioè, vi parlo io che sono una Poké fanatica praticamente. Ho 3400 gadget dei Pokémon. Ho il cane che abbaia. Ho praticamente quasi tutti i giochi del Game Boy e del DS dei Pokémon. Questi pseudo allenatori di Pokémon, se così possiamo chiamarli, ma secondo me non possono nemmeno essere definiti allenatori di Pokémon, non conoscono come minimo Pokémon Ranger, Mystery Dungeon. Conoscono Pikachu come un topo giallo molto carino e affettuoso, ma non sanno quanto era stronzo nella prima puntata dei Pokémon. Io adesso vi parlo come fan di Pokémon Zaffiro e Rubino. Non conoscono il Team Hydro e il Team Magma. Poi ovviamente ce ne sono di cose che le persone non sanno, però che ci possiamo fare? Ma siamo seri, veramente? E poi io vorrei tanto mandare a fanculo, proprio come ha fatto Dario, tutte le persone che mi prendevano per il culo perché giocavo a Pokémon. E guardate adesso, adesso anche voi ci giocate a Pokémon. Stronzi! Oppure, se vogliamo parlare di odio, tutte le persone che fanno dissing, se così si può dire, su Pokémon Go, che dicono che Pokémon Go è pericoloso. È pericoloso se si guida e usi Pokémon Go. Se tu, persona che diventi pericolosa in strada, soprattutto che non guardi la strada ma ti concentri il telefono, cioè una delle cose che non si deve proprio fare in strada è usare il telefono, e te che fai? Ci giochi a Pokémon Go. Ma scusa, ma non potresti posare il telefono, guidare, arrivare al Pokéstop che vuoi, metterti lì,
girare, cercare tutti i Pokémon che vuoi. Cioè, non è così difficile. Oppure mi è successo qualche giorno fa che stavo tornando dalle terrazze, che ormai lo sapete, è il centro commerciale top di La Spezia. E praticamente per tornare a casa mia c'è una rotonda, però è fatta male secondo me, perché subito dopo la rotonda ci sono delle strisce pedonali e potresti anche non vedere i pedoni quando vai per quella strada lì. Io però in prossimità delle strisce rallento sempre, fortunatamente, perché mi hanno insegnato così. Io mi aspettavo che questo gruppo di ragazzi che stava per passare in strada si girasse a sinistra a guardare se c'era qualcuno e poi attraversavano. No, hanno preso e sono passati. Io dico, a parte l'infarto che mi è venuto perché non mi aspettavo che passassero senza guardare, ma dico io, la strada, la volete guardare? Ma siete così rincoglioniti? Erano così davanti al cellulare, così, tutto il tempo a fare così, non guardavano la strada. Ma vedete che alla fine non è Pokémon Go pericoloso, siete voi pericolosi che non rispettate le regole della strada, non guardate la strada e non guardate a destra, a sinistra, perché di solito prima di attraversare la strada si guarda a destra, si guarda a sinistra e poi si attraversa. Poi metti in pericolo anche la mia vita perché poi ci vado io nei casini, no? Giusto, stronzi anche voi. E diciamo che anche questo argomento di Pokémon Go è chiuso perché non c'è altro da dire secondo me. Un altro argomento di cui vi voglio parlare, che sta facendo molto scalpore in questo periodo, è De Carli e la sua nuova canzone. De Carli ha fatto una canzone tutta sua. Non è la prima volta che fa cover di canzoni. Il problema è che ha fatto un contratto con la Warner e tutti iniziano a dire: oh mio Dio, no, questa sarà una nuova moda, youtuber che diventano cantanti, ma chi si crede di essere? Youtuber non possono essere cantanti, di qua e di là e di là. Ma io dico, prima di parlare, perché non vi informate e poi parlate? Visto che non sapete che Leonardo De Carli, prima di fare questa canzone, prima di fare un contratto con la Warner solo per questa canzone, ha fatto altre canzoni. Ma mi sa che le persone queste cose non le sanno. Oppure molti non sapevano che De Carli ha un profilo su SoundCloud e lì pubblica le sue canzoni, cioè più che le sue canzoni, le sue cover. We Found Love in Pop ha messo la foto dove c'era scritto: il noto youtuber / Facebook star Leonardo De Carli ha firmato un contratto discografico con la Warner. Tra pochi giorni ascolteremo il suo primo singolo. Non so cosa pensare. Cosa pensate voi? Uno, non faccio nomi né niente. E ha scritto da youtuber a scrittori e cantanti. E vi do dall'Italia, ve lo giuro. Fate ciò per cui siete famosi, cazzo. Non sconfinate in campi che non vi competono, che sfociate nel ridicolo. Perché? Perché dovete fare dissing su persone, su youtuber? Se non sapete la loro storia, non sapete le loro basi, se non sapete le cose, è meglio che non parlate. Fate prima. Ora vado su SoundCloud e vi faccio sentire la cover di Leonardo che mi piace di più in assoluto. Leonardo De Carli non sa cantare. A questo incrocio dimmi dove si va, con un passo in più, e salgo ancora in alto perché è lì che c'è. Leonardo De Carli non fa cantare. Qui stiamo a bere pure il mercurio. Mi sento male che c'è vedo nero. Seppure tutto acceso, io vedo tutto nero. Senza l'aiuto del mio amico alcol non riuscirei nemmeno a dirle un semplice ciao. Quindi io devo bere un po' di gin lemon. Mi sento male che c'è. Ah, ciao lui!
Quindi, ragazzi, prima di parlare, quindi informatevi e poi parlate, dai, facciamo così. Quindi niente, per questo vlog è tutto, con un cane in braccio. Peccato che non c'è Nutella, mi dispiace. Quindi niente, ragazzi, grazie per aver visto questo video, spero vi sia piaciuto soprattutto. E se la pensate come me, magari lasciate un bel pollice in su. Ah, e volevo chiedervi una cosa. Ho un video da montare del 7 aprile, sì, del compleanno del signor Lorenzo Ostoni. Ed è un video con la Luana dove prepariamo i dorayaki. Volevo sapere se lo volete comunque sul canale, perché è del 7 aprile, quindi è un po' vecchiotto. Se lo volete scrivetemelo qua sotto nei commenti, almeno vedo. Quindi fatemi sapere se volete vedere questo video. Scrivete qua sotto di che squadra siete, quindi squadra rossa, squadra gialla e squadra blu. Poi fatemi sapere cosa ne pensate di questa cosa della canzone di Leonardo. Io sinceramente sono veramente emozionata e veramente euforica per la canzone di Leo, perché comunque lo seguo da anni e anni e anni. Sono veramente felicissima di questa cosa, sono felice per lui. Anzi, spero che Leonardo veda questo video, almeno sa che ha tante persone dalla sua parte. Fatemi sapere queste tre cosette, tutti i link dei social sono qua sotto, però ve li dico comunque a voce. Martina Fabrizio sia sulla pagina che sul profilo privato. Nias Just su Twitter, su Instagram sono Martina e FabJSLau. Su Snapchat sono Martina e su Telegram, ragazzi, sono Martina Fabrizio YT. Grazie, è tutto. Ciao! Ciao a tutti, ragazzi, sono Martina Fabrizio e benvenuti in questo nuovo video. E direi